L'odierna edizione della Repubblica parla di una clamorosa indiscrezione in casa Juventus, che si lega all'atteggiamento della Juventus, soprattutto per quanto riguarda il modo di intendere calcio di Max Allegri. Scopriamo tutto nel dettaglio, perché ci sono dei risvolti molto interessanti che possono avere a che fare col futuro della Juventus e col modo di vedere in futuro questa Juve. Scopriamo tutto nel dettaglio oggi qui su FCM New Sport, che come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma, essere totalmente gratuito, non vi costa semplicemente nulla iscrivervi al canale, quindi mi raccomando iscrivetevi, ma soprattutto lasciate like ai contenuti perché ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi. Allora andiamo alla notizia, perché l'ultima partita in casa della Juventus è stata quella col Frosinone, una vittoria roboante per 4-0 con grande protagonista Arkadiusz Milik, chiamato a sostituire Vlahović, con Ildiz chiamato a sostituire Chiesa. Beh, entrambi hanno fatto una signora partita, 4-0 finale, tripletta di Milik, grandissime gol ancora di Ildiz, che vedo ormai nel Frosinone una una squadra abbastanza una squadra qui di fatto segna praticamente sempre, perché due gol in poche settimane. E la Juventus, abbiamo visto, al di là del risultato, che già fa strano essendo la Juventus 4-0, ma soprattutto un atteggiamento totalmente diverso. Cioè non la classica Juve che fa il primo gol e tende a chiudersi e poi magari colpirti in contropiede, ma prima si chiude e poi eventualmente ti colpisce. No, è stata una Juventus che anche dopo il primo gol, anche dopo il secondo gol, anche dopo il terzo gol, ha sempre avuto la voglia di farne un altro, ha sempre avuto la voglia di colpire l'avversario, ha sempre avuto la voglia di fare qualcosa di più. E la Repubblica oggi parla di una... rilancia con qualcosa che ci lascia un po' di stucco. Leggiamo. Questa Juve, abituata alle vittorie col bilancino, deve avere una gran voglia di esagerare. Una volta tanto che Allegri le lascia, che ha lasciato briglie sciolte, ha galoppato calcio felice. Perché, secondo la Repubblica, ci sarebbe stato un momento in cui Allegri è un po' come se avesse detto: ora fate voi, vi lascio concretamente liberi. E questo si sarebbe visto in campo. Ed è da quel momento che, secondo la Repubblica, la Juventus avrebbe cercato preziosismi e divertimento, trovandoli con un atteggiamento sicuramente più propositivo, e avrebbe addirittura, secondo la Repubblica, con un po' di impegno in più, potuto trovare anche più gol, perché la squadra non rallentava mai. Ma perché? Perché Allegri, rispetto alle altre partite di campionato, di fatto ha dato meno indicazioni. Cioè, mentre in campionato, dopo il primo gol, magari si tendeva a dire: occhio, calma, non esageriamo, non dobbiamo strafare. Quante volte in conferenza stampa abbiamo sentito dire il termine strafare? Non dobbiamo strafare, non dobbiamo fare oltre quello che possiamo. Dobbiamo prima pensare alla fase difensiva e poi quella offensiva. Dobbiamo prima non prenderle e poi eventualmente darle. Ecco, è come se in Coppa Italia l'atteggiamento fosse diverso. Lo abbiamo visto nella partita precedente di Coppa Italia contro la Salernitana, lo abbiamo visto anche in campo. E guarda caso, le partite di Coppa Italia e campionato Frosinone-Salernitana, Frosinone-Juve, o meglio, Juve-Frosinone e Frosinone-Juve, Coppa Italia e campionato, e Juve-Salernitana e Salernitana-Juve in campionato e in Coppa, sono delle partite molto simili tra loro, ma per quanto riguarda non le squadre ma le competizioni. In che senso? Juve-Salernitana e Juve Frosinone, tutte e due in casa, ma soprattutto tutte e due Coppa Italia, la Juventus stravince per 4-0 con un atteggiamento molto diverso al campionato, mentre Salernitana Juve e Frosinone Juve finiscono per 2-1 entrambe con gol all'ultimo, con grande fatica, tra l'altro entrambe risolte da Vlahović all'ultimo respiro, con Vlahović che in entrambi i casi segna di testa. E con questo cosa voglio dire? Che forse in campionato c'è un po' più di freno a mano tirato, perché c'è la percezione che il campionato sia un grande obiettivo e quindi si ha la paura di perdere punto su punto, perché in campionato basta prendere un gol e poi non recuperarlo, fare soltanto un pareggio e l'Inter se n'è bella che è andata. Cioè, il campionato è una roba a parte, e in quella mentalità lì Allegri non riesce a dare libertà totale, magari anche secondo la Repubblica. Mentre la Coppa Italia viene vista un po' come una competizione in cui si lascia più libertà, ma
Secondo la Repubblica, poi, quando poi lasci più libertà a questi ragazzi, vedi una squadra totalmente nuova, vedi una squadra con un atteggiamento totalmente nuovo, meno spaventati, dopo il primo gol non ci si rintana a aspettare l'avversario, ma invece si va incontro a quello che potrebbe essere il secondo gol, che poi ti può portare anche al terzo, che poi ti può portare anche al quarto, e così via. E addirittura la Repubblica parla di quello che potrebbe essere addirittura un cambio di modulo. Un cambio di modulo che potrebbe vedere una Juventus un po' più offensiva, un po' più propositiva, con una Juventus che a un certo punto della stagione cambia. E qui il richiamo viene soprattutto evidentemente a quella famosa stagione del 2017, quando quella famosa intuizione che ormai diventa storica in casa Juve del 4-2-3-1 trasforma, o meglio, una Juventus che era abituata a giocare col 4-3-1-2 si trasforma e diventa un 4-2-3-1 con due centrocampisti davanti alla difesa a fare filtro, e in questo caso ci potrebbero essere anche, perché in questo caso ai tempi erano appunto Khedira e Pjanic, oggi potrebbero essere Rabiot e Locatelli, quindi in entrambi i casi poca qualità ma molta corsa, e poi la qualità che hai lì davanti la potresti sprigionare ai tempi che c'era Dybala alla spalle della punta, che ai tempi era Gonzalo Higuain, con Cuadrado largo a destra e con Mandzukic largo a sinistra. Quindi Mandzukic e Higuain, la coesistenza che sembrava impossibile diventa realtà, con un Mandzukic che è chiamato a fare l'esterno, quasi a volte anche il terzino, e con una Juventus che cambia forma. Questo potrebbe anche avvenire nella nuova Juventus, ma per fare che cosa? Per fare anche avvenire una coesistenza importante, ossia quella che oggi tutti ci chiedevano: possono coesistere Yıldız e Chiesa? E questo è un aspetto interessante, anzi mi piacerebbe aprire un dibattito qui sotto nei commenti insieme a voi per capire come la Juventus potrebbe cambiare per far coesistere questi due ragazzi. Perché Yıldız, ho come la percezione che è un giocatore che può svariare in quella zona di campo là, cioè tra seconda punta e tre quarti, e la tre quarti. E Chiesa? Chiesa invece è uno che secondo me deve partire molto largo a sinistra. È un giocatore che secondo me è un po' sacrificato come seconda punta. Come la mettereste in campo questa Juventus? Beh, occhi e croce, una Juventus con tre attaccanti potrebbe essere realtà, ma sarebbe una roba molto strana, perché tu, l'unica, secondo me, idea che in questo momento può nascere fuori è un 3-4-1-2 con Kenan Yıldız alle spalle delle due punte, ma con un Chiesa che praticamente parte largo, e quindi sarebbe una roba abbastanza anomala. Ma così come era anomalo Mandzukic largo a sinistra, che oggi lo diamo quasi per scontato, ma ai tempi Mandzukic era la classica prima punta, che non era esattamente molto tecnico e che fondamentalmente serviva solo per fare gol di testa o comunque essere il bomber puro, messo largo a sinistra sembrava un'anomalia. E poi abbiamo visto che campionato ha fatto e che stagioni ha fatto a seguire con quel tipo di ruolo. Per cui staremo a vedere. È comunque una Juventus che, secondo il Corriere, potrebbe essere anche un po' più libera senza tutte queste pressioni difensivamente parlando di Allegri. Staremo a vedere. Io intanto vi chiedo a voi se secondo voi ci sarà un cambio atteggiamento da qui alla fine stagione, con una Juventus che potrebbe anche valorizzarsi ancora di più, perché poi vedi Milik che torna a essere un attaccante serio e fa tre gol, con un McKennie che migliora sempre di più, con un Cambiaso che sta migliorando tantissimo, anche il stesso Weah sembra un altro giocatore rispetto all'inizio stagione, con meno compiti difensivi ma grande possibilità di spingere. Insomma, è una Juventus che può migliorare e può aumentare la qualità. Voglio sapere cosa pensate voi qui sotto nella sezione dedicata ai commenti su quello che può essere una nuova filosofia in casa Juve.